Buonasera a tutti voi, cari telespettatori di Fano TV, e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione, l'edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla cronaca. Nei giorni scorsi gli agenti della Questura di Pesaro e della Polizia Stradale della Sezione Prevenzione Crimine di Perugia hanno effettuato posti di blocco in tutta la provincia di Pesaro e Urbino. In totale sono state controllate 150 autovetture, 250 persone ed elevato 15 verbali per infrazioni al codice della strada. Un macellone è stato denunciato perché aveva una patente di guida falsificata. Altri posti di blocco verranno ripetuti nei prossimi giorni e per questo potrebbero verificarsi anche rallentamenti nella circolazione stradale. Matteo Ricci è tornato alla Pescheria con il discorso alla città che cambia. L'appuntamento aperto al pubblico si è tenuto nel contenitore culturale di corso 11 settembre, già scelto da Ricci in passato per iniziative analoghe. L'incontro è stato trasmesso sul canale 117 di Pesaro TV in diretta. Accanto alla visione di lungo periodo e agli interventi già fatti, il sindaco Ricci ha illustrato le opere che verranno con dettagli particolari di ogni progetto. 3 miliardi sono gli investimenti di euro che i comuni italiani virtuosi potranno spendere dal 1 di gennaio, soldi che hanno in cassa che erano bloccati. 200 milioni di euro è il risultato per le Marche. Nel corso del suo intervento ha svelato anche l'agenda del prossimo anno, dove i lavori in cantiere avranno un impatto, ha detto Ricci, di notevole entità su tutta la città. Una città che non smarrisce i suoi valori, che sono i valori del fare e i valori della solidarietà. Buon 2016 Pesaro e ovviamente buon Natale a tutti voi e alla vostra famiglia. È stato inaugurato questa mattina a Fano il presepe di San Marco. Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo diocesano Armando Trasarti e il sindaco della città Massimo Seri. Importante fare del bene e farlo bene. Per farlo bene bisogna pensare al bene che si fa alla gente e in più il bene che si fa alla gente ritorna a te. Il bello fa bene. Un'opera anche ormai museale, che non significa che non sia anche religiosa, fa bene doppiamente perché il bello eleva lo spirito. Come sempre comincerà la visione dal giorno di Natale fino all'Epifania, dalle 9.30 del mattino a mezzogiorno e dalle 15 alle 19, poi sarà aperto tutte le domeniche fino a Pasqua e ci saranno poi delle aperture come sempre nel periodo estivo. Abbiamo avuto l'anno scorso, ormai diciamo numeri precisi perché abbiamo questo semaforo che ci conta, oltre 12.000 presenze. Ogni volta che vengo è come se fosse la prima volta, è un'opera ed è anche, lo dimostra il fatto che siano tanti visitatori. Una passeggiata ciclistica prevalentemente in rosa si è tenuta questa mattina con centinaia di ciclisti vestiti da Babbo Natale lungo le vie e le strade di Fano fino a Fiorenzuola, un'iniziativa di respiro internazionale che ha fatto tappa anche nella nostra città. Siete convinti? Come no? Certo che siamo convinti! Ma dove andate? Dove siete diretti? Pesaro. A Fiorenzuola. Ma perché vi siete conciati in questo modo? Ma non lo so, non ho idea. Dove avete reperito tutti sti cappelli? È stato riciclato. I regali dell'anno scorso. Valentina, allora, perché hai avuto questa idea balzana? Non l'ho avuta io, ho aderito all'iniziativa di CEC, di FIC Viermers. Vale. Per noi è divertente, ci divertiamo a pedalare, ci fa bene, stiamo benissimo. Buon Natale, ai fanish! Allora i Babbi Natale sono partiti per augurare a tutti un buon Natale e veramente sono veramente tanti. Auguri! Domani allo stadio Mancini di Fano appuntamento con il derby numero 95, l'Alma Juventus Fano incontrerà la Vis Pesaro. Inizio alle ore 14.30, già venduti più di 1.000 biglietti a Fano e circa 300 a Pesaro. Gli abbonamenti non saranno validi per la giornata granata, grande dispiegamento anche delle forze di polizia nelle vie limitrofe allo stadio. Lo ricordiamo, sarà vietato parcheggiare le auto anche per i residenti per tutto il giorno. Per tutta la giornata di domenica. Il derby verrà trasmesso integralmente lunedì sera dopo il telegiornale Occhio alla Notizia. Con questo chiudiamo qui il nostro spazio informativo.
Vi salutiamo e vi ricordiamo che oggi, 19 dicembre, è il compleanno della nostra emittente, il compleanno di Fano TV che compie 10 anni. Grazie a tutti voi ancora una volta per il vostro caloroso sostegno e il vostro apprezzamento. Io mi fermo qui, grazie e buona domenica a tutti.